Quando due sorelle hanno partorito lo stesso giorno, sono rimaste entusiaste per la coincidenza. Ma 7 anni dopo, hanno scoperto una verità scioccante che le ha sconvolte e le ha fatto mettere in discussione l'intero legame con i propri figli. Questa storia ha inizio con le sorelle Catherine e Anna, due donne che vivevano praticamente vite identiche. Erano come gemelle, non solo fisicamente, ma anche negli interessi e negli hobby. Ma le sorprendenti somiglianze non finivano qui, perché in un modo miracoloso rimasero incinte nello stesso periodo. Era come se il destino avesse voluto che le due sorelle fossero collegate il più strettamente possibile. Nonostante le date del parto fossero distanziate di una settimana, Catherine e Anna diedero alla luce le loro preziose figlie esattamente nello stesso momento, lo stesso giorno e nello stesso ospedale. Erano entrambe entusiaste e felici di essere nuovamente collegate in modo così bello e fortuito. I neonati, molto simili alle loro madri, si assomigliavano molto e Catherine e Anna si stupivano del fatto che ci fosse una chiara somiglianza familiare. Avevano lo stesso colore di occhi e capelli, il tono della pelle combaciava perfettamente e, per essere oneste, avevano davvero difficoltà a riconoscerle nelle culle identiche della nursery. Le nuove mamme si coccolavano con i nuovi nati e persino il personale della sala maternità dell'ospedale era affascinato dalle due nuove aggiunte. Sembrava che la vita fosse bella e niente sarebbe andato storto. Ma non sapevano che il destino aveva in serbo un crudele colpo. Catherine e Anna intrapresero il meraviglioso viaggio della maternità. Essendo mamme, per la prima volta affrontavano l'ignoto e imparavano diligentemente man mano. Indubbiamente l'impegno richiesto nell'educare un bambino presentava numerose sfide, ma Catherine trovava conforto nel sapere che poteva sempre chiedere aiuto e consiglio a sua sorella. Si sostenevano reciprocamente, in modo più profondo e comprensivo di quanto potessero fare i loro partner. E fortunatamente le loro bambine crebbero unite come le loro madri. Amy e Charlotte sembravano più sorelle che cugine. A volte Anna sentiva che la piccola Charlotte fosse una versione in miniatura di lei, mentre Catherine scherzava spesso sul fatto che la piccola Amy fosse una maledizione per la madre, destinata a vivere con una bambina che si comportava esattamente come sua zia. Saltiamo avanti di 7 anni e, per pura coincidenza, una verità scioccante si abbatté su di loro come un'onda gigantesca. Amy non stava bene da un po' e, dato che tutta la famiglia stava attraversando un'onda di influenza, mal di testa e nausea, Amy e suo marito decisero di farli visitare tutti presso un ospedale locale. Prelevare sangue da una bambina di 7 anni era difficile, per non dire di più, ma la prima fase del test non fu minimamente inquietante come il momento in cui arrivarono i risultati. I medici si scusarono con i genitori e spiegarono che qualcosa doveva essere andato storto durante l'esame. Secondo i risultati, il gruppo sanguigno di Amy era incompatibile con quello dei genitori, il che era ovviamente impossibile. Sia Anna che suo marito erano A positivo, mentre la loro piccola doveva essere AB positivo. Il test fu ripetuto tra i singhiozzi disperati della bambina. I medici dovettero ammettere che c'era qualcosa che non andava. La ragazza era veramente AB positivo, il che non aveva senso considerando il gruppo sanguigno dei suoi genitori. Questa inaspettata rivelazione gettò le loro vite nel caos e aprì una moltitudine di domande che esigevano risposte. Il marito di Anna non aveva mai sospettato un tradimento da parte sua, ma quando i medici chiesero il suo consenso per eseguire un test del DNA su entrambi, lui cominciò a veder crollare la sua fiducia. E quando il test rivelò che Amy non era assolutamente sua figlia, sentì il cuore spezzarsi in un milione di pezzi. Ma Anna non aveva mai tradito il marito e giurò di intraprendere un percorso esaustivo per scoprire la verità. Chiese aiuto a professionisti medici e genetisti, approfondendo le complessità dei test del DNA e dell'eredità genetica. Ma la risposta al mistero arrivò dal posto più insolito. Per coincidenza, quel giorno c'era un infermiere in servizio, che aveva lavorato anche il giorno in cui Catherine e Anna avevano partorito. Ricordava il volto di Anna e le propose la più strana e inusuale delle teorie. Forse la bambina che aveva cresciuto era in realtà figlia di sua sorella, Catherine. Inizialmente Anna rise pensando che l'infermiera stesse scherzando, ma più ci pensava, più sembrava che quella fosse la verità. Sembrava un'idea così selvaggia e folle che poteva effettivamente forse essere vera. Ma l'ospedale sarebbe stato in grado di confermare se una cosa così terribile fosse davvero accaduta. Il personale preoccupato dell'ospedale si immerse con fervore nella loro vasta collezione di documenti, esaminando meticolosamente ogni dettaglio,
determinato a scoprire la verità dietro la sconcertante teoria dell'infermiera. Per lo shock collettivo di tutti, però, i documenti meticolosamente annotati relativi alla nascita dei bambini confermarono oltre ogni dubbio che l'infermiera aveva colto nel segno. Alla nascita, il sangue della piccola Amy era stato prelevato e registrato come A positivo, mentre quello di sua cugina Charlotte era stato segnato come AB positivo. Dal punto di vista biologico, questo aveva perfettamente senso, dato che il gruppo sanguigno del marito di Catherine era B. Tuttavia, ciò significava anche che in qualche momento dopo la nascita, le due bambine erano state scambiate e date alla coppia sbagliata. Il personale dell'ospedale rimase sbalordito. Avevano commesso un atto inimmaginabile, scambiando involontariamente i neonati. Era un errore straziante e catastrofico di proporzioni epiche, tanto incomprensibile quanto devastante. Queste inconsapevoli sorelle avevano cresciuto reciprocamente i figli dell'altra, il che spiegava perché la piccola Amy non era biologicamente compatibile con il marito di Anna. Lui semplicemente non era suo padre, ma suo zio. Il percorso di maternità di Anna e Catherine era improvvisamente diventato un inedito e tumultuoso viaggio genitoriale. Anna dovette comunicare la notizia a Catherine e comprensibilmente lei ne rimase scioccata. Nessuna delle due sorelle poteva credere a quanto fosse accaduto e a quanto fosse stato negligente l'ospedale nel permettere questo scambio di neonati. Si sentivano anche delle cattive madri per non aver capito che il bambino che avevano portato a casa dall'ospedale non fosse lo stesso che avevano partorito. Tutte quelle volte in cui Anna aveva detto che la piccola Charlotte sembrava e agiva proprio come lei e Catherine aveva scherzato con sua sorella per aver dato alla luce una versione in miniatura di lei stessa, parlavano in realtà dei loro bambini. Avevano notato le somiglianze, ma le avevano attribuite al fatto che Anna e Catherine erano così simili da poter essere gemelle. Questa rivelazione incredibile ha causato seri drammi familiari tra Catherine e Anna. Non erano solo arrabbiate con l'ospedale e confuse su cosa fare dopo, ma stavano anche mettendo in discussione come si sentivano nei confronti dei figli che avevano cresciuto come propri. Avrebbe rovinato i loro rapporti con le figlie? Potevano accettare di aver passato 7 anni a crescere ognuno il nipote invece dei propri figli biologici? E soprattutto, dovevano scambiare di nuovo le ragazze o continuare a crescere quella che avevano allevato? Le domande erano infinite e la confusione era alle stelle tra Catherine e Anna. Una cosa era certa, però. Nonostante il trauma che avevano vissuto e l'ansia e il dispiacere che stavano provando per questa situazione enormemente sconvolgente, il legame tra Catherine e Anna rimaneva forte come sempre. Avrebbero potuto lasciare che li dividessero, ma invece hanno usato l'evento terrificante per avvicinarsi ancora di più. Hanno riconosciuto che entrambe avevano un lavoro incredibile come madri e che non avrebbero voluto che nessun'altra donna crescesse le loro figlie. Ecco perché Catherine e Anna hanno preso la decisione altamente insolita di diventare supermamme e co-genitori di entrambi i bambini insieme. Esatto, due madri, due padri e il doppio dell'amore. Era sicuramente una famiglia unica nel suo genere. Anche se all'inizio avevano dei dubbi su questo stile di genitorialità, lo hanno discusso e valutato. Certo, era strano e avrebbe fatto alzare le sopracciglia a molti nella comunità, ma allo stesso tempo erano entrambe comunque genitori incredibili. E la co-genitorialità permetteva loro di essere coinvolti nella vita sia della bambina che avevano cresciuto come propria, sia della loro figlia biologica. Quindi hanno venduto le loro case e hanno comprato un posto più grande dove hanno potuto vivere come una famiglia allargata. Hanno spiegato alle ragazze che erano amate allo stesso modo da tutte le mamme e tutti i papà e che il concetto di genitori biologici non si applicava a loro perché erano tutti molto vicini. Avendo solo 7 anni, Amy e Charlotte non hanno mai messo in discussione la scelta dei loro genitori e si sono invece rallegrati quando hanno saputo che avrebbero vissuto tutti insieme. Erano già migliori amiche e questa nuova disposizione significava avere sleepover continui con le persone più importanti al mondo. Questa incredibile decisione, sebbene bizzarra per alcuni, si è rivelata la cosa migliore per tutti i coinvolti. I bambini hanno avuto la possibilità di crescere circondati dal doppio dell'amore, della cura e del sostegno. Chi ha bisogno di una famiglia tradizionale quando si può avere questo gruppo da sogno? E ovviamente il legame tra Catherine e Anna è diventato sempre più forte ogni giorno. Hanno soddisfatto i doveri materni l'una dell'altra mentre gestivano le proprie vite. Era un disordine caotico e bellissimo, ma in qualche modo funzionava alla perfezione. Certo, non è stato sempre facile. La vita era piena di sfide, come coordinare gli orari e gestire i disaccordi, ma indovinate un po'? Queste supermamme hanno affrontato quegli ostacoli con grazia e hanno trovato un modo per far funzionare tutto. Hanno dimostrato che nessun problema era troppo difficile da risolvere e nessun ostacolo troppo grande da affrontare.
Certo, l'intera situazione non era ideale, ma avevano trovato il modo di trarne il massimo. E quando tutto fu detto e fatto, decisero persino di fare causa all'ospedale per l'errore. Erano ferite e dispiaciute per la loro negligenza, ma non volevano che la loro storia diventasse pubblica e che le loro bambine scoprissero la vera ragione della loro insolita situazione di vita dai media o da altre persone. Avrebbero detto loro la verità quando fossero stati più grandi e nel frattempo volevano concentrarsi sugli aspetti positivi di questo incidente scioccante. Entrambe le coppie avevano guadagnato una figlia, dopo tutto. La vedevano come una vittoria. Alla fine, l'amore che legava a questa famiglia era indissolubile. Catherine e Anna ci hanno insegnato una lezione preziosa su come accogliere l'imprevisto, trovare forza l'una nell'altra e creare una famiglia straordinaria e non convenzionale. Hanno mostrato al mondo che l'amore non conosce confini e che la nascita biologica non definisce cosa significhi essere una famiglia. Questa storia quasi incredibile di scambi di neonati si è trasformata in una storia di straordinaria genitorialità, amore e resilienza. La vita può davvero essere una montagna russa, ma con le persone giuste al vostro fianco tutto è possibile. Ora tocca a voi. Cosa ne pensate di questa storia incredibile e insolita? Ditecelo nei commenti. Grazie della visione e alla prossima!